Mister, 13 minuti di terrore e patatrac. Eh beh, sì, perché indubbiamente sono state due partite diverse, quella del primo tempo da quella del secondo. E purtroppo abbiamo commesso un errore che non dovevamo commettere in occasione del primo gol. Abbiamo perso una palla in uscita davanti alla nostra area, sapevamo che questo non lo dovevamo fare per le qualità offensive dello Spezia e siamo stati castigati, e poi subito abbiamo preso il secondo. Adesso sinceramente non l'ho visto per capire cosa sia successo, e lì ci siamo un attimino spenti, siamo spenti, e è cresciuta la fiducia dello Spezia, che è una squadra da un punto di vista tecnico molto forte nel palleggio, e abbiamo fatto difficoltà comunque a cercare di ribaltare la partita. Secondo me l'inerzia, siamo riusciti verso la fine del secondo tempo, creando anche qualche situazione comunque per poter fare gol e provare a riaprire la partita, se non altro sotto l'aspetto mentale, vedere se lo Spezia accusava, magari perdeva un po' di quella sicurezza che aveva acquisito dopo i gol del primo tempo. Quindi per me sono state due partite completamente diverse, perché il primo tempo, al di là di tutto, avevamo sofferto in qualche palla inattiva, come sapevamo, perché è una delle qualità di questa squadra. Però poi sul piano del gioco avevamo fatto abbastanza quello che dovevamo fare, eravamo stati timorosi qualche volta nell'uscita di uno dei tre centrali su Cattellani, che doveva venire in modo un po' più cattivo e un po' più veloce, perché sapevamo che mettendosi dietro la prima punta, se si girava ci poteva creare qualche difficoltà, magari in qualche altra situazione. Strasser, che era molto che non giocava, magari non aveva i tempi di uscita e quindi ha sbagliato qualche tempo di uscita magari sul centrocampista. Però tutto sommato credo che il primo tempo sia stata una partita lottata, con, in particolare nella seconda parte, insomma, siamo riusciti anche a creare delle situazioni che potevano magari essere, con qualche errore di meno nel palleggio, potevano anche portare a situazioni più pericolose. Ecco, non per, come dire, processare nessuno, però come mai la scelta di Strasser per quanto riguarda questa partita fin dall'inizio? Da che cosa è nata? È nata dal fatto che era il giocatore che gioca in quel ruolo, quindi anche se non aveva mai giocato è con noi, quindi da un punto di vista fisico aveva recuperato bene. Chiaro, sapevo che in ogni caso non avrebbe potuto avere i 90 minuti, infatti c'era già Jelenic che si scaldava al momento del gol. Quindi gioca in quel ruolo, e io preferivo tenere Luci più alto, perché secondo me aveva preso sicurezza in quel ruolo, aveva fatto un'ottima partita, e quindi secondo me mi dava delle garanzie anche sul fatto di dover uscire sull'esterno, sul loro difensore che spingeva. Ecco, prima ha parlato che ci siamo spenti dopo il secondo gol, però insomma l'impressione è stata che eravamo già spenti forse da quando siamo entrati in campo all'inizio della ripresa. Come al solito subiamo sempre gli avversari nei primi minuti nell'impatto delle partite. Ma adesso io sinceramente la voglio rivedere, perché io credo che il gol abbia cambiato tutto. C'era stata poi l'uscita di Emerson proprio in pochi frangenti, quindi magari questo ha cambiato. Adesso non so se siamo partiti male, però è chiaro, becchi gol e parti male, perché becchi gol, però il gol ce lo siamo fatti secondo me da soli. Alcuni hanno detto che bisogna un po' farsi l'esame di coscienza, rivedere un po' tutto, questo soprattutto bisogna cominciare a rivedere. Ma è l'esame di coscienza, quando perdi 3-0 te lo devi far sì l'esame di coscienza, devi capire quali sono stati gli errori, al di là di quelli tecnici e anche da quelli tattici, e poi c'è solo da mettersi lì e lavorare. Non è che ci siano tante cose da fare nel calcio, bisogna in questo momento tenere la testa giù, però non troppo, perché dobbiamo rialzarci subito sabato prossimo. Grazie.